Emozioni, attese, speranze, un po' questo è il filo conduttore che accompagna molti giovani studenti nel primo giorno di scuola, con particolare attenzione per chi, dopo aver frequentato la scuola primaria, si imbatte nel primo impegno scolastico multidisciplinare. Anche nell'istituto comprensivo Thieri a Corigliano Rossano, il primo giorno di scuola è stato vissuto con grande partecipazione, come raccontato dal giovanissimo Giorgio. Per lui è arrivato il momento di seguire le lezioni del primo anno della scuola secondaria di primo grado. È stato pure bello, abbiamo fatto conoscenze il nuovo primo giorno di scuola, è stato molto bello. Cioè, che professore hai incontrato? Tipo, ho incontrato il professore di inglese, professore di tecnologia e di italiano, così ancora non abbiamo conosciuto tutti gli altri professori. Senti Gio, è quello di inglese, già parlato in inglese, come sì, ha detto già good morning? Sì, good morning, hai già iniziato a parlare in inglese. Tu non sapevi qualche parola? Sì, dai. Allora, ora vediamo il primo giorno che cosa siete. Hai uno zaino che è abbastanza pesante, facciamo vedere. Che cosa hai messo dentro? In realtà ho messo un astuccio, ho messo dei quaderni, non sapendo che materia facevo, quindi ho messo solamente dei quaderni, ma poi credo che il secondo giorno già i libri devo mettere. E quindi già hai comprato i libri per sì, domani? Sì, ho comprato già tutto. Allora, vediamo l'orario. Domani per esempio inizi a che ora? Alle 8 sì, e mezza? Sì, domani inizio alle 8 e finisco sempre alle 13. E che lezioni hai? Domani mi sembra che ho inglese, storia e geografia, due di matematica. Quanti siete, tanti in classe? Sì, diciamo che siamo 21, 22. Allora, due cose. Con chi ti sei seduto? Sono seduto con il mio migliore amico di scuola. Che già conosciva l'elementare? Sì, sì. E ci sono pure femminucce? Sì. Come sono? Mi hanno detto, non ci sente nessuno. Vabbè, non sono male. Non sono male, vabbè. Ad accogliere i nuovi alunni il corpo docente e il dirigente scolastico, il professor Giovanni Aiello, più che mai motivato e con un pizzico di emozione, pronto ad affrontare il nuovo anno scolastico. È sempre una grande emozione il primo giorno di scuola, sia per gli studenti sia per tutti gli operatori scolastici e anche per me, insomma, che sono il dirigente scolastico dall'anno scorso di questo istituto comprensivo. Si prospetta bene anche perché l'organico sinceramente è quasi al completo, quindi al 99%, quindi dobbiamo dire che anche l'ambito territoriale di Cosenza è stato veramente molto efficace e veloce nel fare le nomine e garantire comunque un avvio appunto quasi al 100%, insomma, senza bisogno, insomma, di rimandare oppure di far perdere magari terreno, insomma, un po' di didattica agli studenti stessi. Per il resto abbiamo lavorato anche tutta l'estate per cercare di rendere anche una scuola accogliente e che fosse pronta per i nostri studenti. L'intervista completa con il professor Giovanni Aiello e tutto quello che è accaduto nel primo giorno di scuola domani nell'appuntamento quotidiano con Block Notes.